Buon pomeriggio a tutti, ragazze e ragazze. Ci sono nuove testimonianze che riguardano il caso di Denise Pipitone. A parlare adesso è una nuova clamorosa testimonianza raccolta durante la puntata di ieri del 25 giugno della Vita in Diretta, che apre nuovi scenari sulla vicenda proprio della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel lontanissimo 2004. Denise l'hanno presa, l'hanno messa, puntini puntini, e poi l'hanno portata a casa. A parlare di tutto ciò è un investigatore che si sarebbe occupato della vicenda sin dai primi giorni della scomparsa della piccolina e che a distanza di 17 anni ha deciso così di uscire allo scoperto. Con voce irriconoscibile, l'uomo ha affermato quelle parole che vi ho detto poc'anzi. Denise l'hanno presa, l'hanno messa, puntini sospensivi, e poi l'hanno portata a casa. L'investigatore poi spiega il ruolo proprio della sorellastra di Denise, ossia Jessica Pulizzi, figlia proprio del padre naturale. Jessica, dice l'investigatore, va al mercato, passa da lì, la prende e la porta a casa dove è stata vista l'ultima volta la bambina. Jessica infatti dice: "Ara casa c'ha portai particolare", confermato poi da un'intercettazione che, secondo il racconto di questo investigatore, Jessica si sarebbe recata proprio a casa della donna di Denise, dove la bimba è stata vista poi l'ultima volta e l'avrebbe portata a casa. Una testimonianza, ragazzi, che andrà verificata e che al momento non ha purtroppo riscontri ufficiali. Sono solo particolari importanti che surriscaldano ancora di più il caso della piccola Denise, quindi non dobbiamo dimenticare anche quest'estate, e bisogna assolutamente cercare una verità per Denise. Secondo questo investigatore, infatti, è stata proprio Jessica a prenderla e portarla a casa. Ricordiamo che però Jessica ha subito un processo ed è stata assolta in tutti i 3 gradi di giudizio. A voi, se vi va, i commenti. Io vi aspetto, se vi va, sul mio canale, quindi iscrivetevi, lasciatemi un like e attivate la campanellina per non perdervi questo, ma nessun altro prossimo video.